Lo spettacolo Carla Fracci Mon Amour, ideato da Silvia Ferchiami in collaborazione col ballerino Clay Di Cadio, è dedicato all'étoile Carla Fracci, la più importante ballerina classica italiana famosa in tutto il mondo. Uno spettacolo che vuole rappresentare la passione come sentimento indispensabile per realizzare i propri sogni. Uno spettacolo di grandissimo livello, di cui ringraziamo l'organizzazione per aver individuato questa località che è un pochino cara a tutto l'entourage. E quindi abbiamo avuto questa fortuna, pensiamo di essere all'altezza anche dal punto di vista organizzativo per tutto quello che è stato necessario produrre per riuscire a creare le condizioni migliori proprio per ospitare questo evento che sicuramente si colloca fra i tanti, ma fra i migliori eventi che mai si siano realizzati nella nostra città. Una grande amicizia con Carla, per cui il mio grande desiderio di poter omaggiarla di questa cosa. Purtroppo lei non è qui, per cui questa cosa è diventata un tributo, ma io spero che comunque lei sia felice lo stesso guardando tutto quello che è stato fatto per lei. Sono tutti i primi ballerini, sono dei ballerini fantastici dell'Opera di Roma, della Scala di Milano, ci sono Ambetato Romani, Alessandro Macario, Amilcar, e in più ci sarà la vincitrice anche di Amici 2020, Giulia Stabile, con Simone Nolasco, che balleranno e balleranno in Giulietta e Romeo, con questo pezzo che è omaggiato appunto a lei. Cervia nasce perché in realtà io amo venire a Cervia durante l'estate. 3 anni fa Carla è stata qui con me a Cervia, ha apprezzato molto questo posto meraviglioso, per cui ho detto perché no, facciamolo appunto a Cervia. Devo ringraziare veramente l'amministrazione. Quando c'era stato il lockdown, poi avevano deciso con lei di farlo comunque qua a Cervia, per cui per lei era un appuntamento che ci sarebbe dovuto essere. Sono stati deliziosi, ci hanno aiutato tantissimo in tutto, proprio perché noi comunque venendo da fuori non è stato semplice l'organizzazione di questa serata. Un gran piacere, soprattutto perché parte questo omaggio, parte da una persona che è stata molto, negli ultimi anni, molto vicina a Carla, molto fedele, un'amica, la signora Silvia, che è una persona di grande competenza, che ha una bellissima scuola a Desenzano. È una serata molto particolare, purtroppo non sono presenti altri familiari che riguardano Carla, che però riceve un sacco di telefonate con i lucciconi. Secondo lei che cosa ci mancherà di più di Carla? Il senso del lavoro, che il lavoro è la cosa più importante, quasi più importante dell'amore. Ho detto quasi, però il lavoro soprattutto, manca la dedizione al lavoro, il lavoro che deve vincere sempre. È uno spettacolo straordinario proprio perché era nato in un altro modo. Carla stava preparando lo stage qui con le proprie ballerine, stava preparando questo evento, purtroppo è venuta a mancare e Beppe ha continuato sulla sua scia, ha voluto fortemente questo evento e noi siamo veramente orgogliosi di ospitarlo. Qui noi riusciamo a creare tutte le condizioni ideali perché un evento si possa veramente esprimere come deve. E ovviamente io ringrazio tantissimo gli uffici perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Cerchiamo sempre di creare le condizioni ideali perché chi organizza si trovi a casa e nello stesso tempo trovi anche delle persone di grande livello con cui collaborare. Abbiamo il distanziamento sulle sedute, controlliamo il Green Pass, per cui diciamo che questi eventi, anche di una portata così importante, riusciamo ad organizzarli in totale sicurezza. Carla Fracci Mon Amour è nato perché in realtà è nato dal sogno di questa bambina che a 6 anni ha visto per la prima volta su un palco all'Arena di Verona Carla Fracci con Giorgio Iancu in Giselle, si è innamorata perdutamente di lei e ha deciso: anch'io voglio diventare un'étoile,
per cui questo sogno di questa bambina di poter comunque diventare come questa grande ballerina. Alla fine si è fatta fare un autografo e questa bambina non ha mai dimenticato questa cartolina, questo autografo che le aveva fatto questa grande étoile. Questa bambina crescendo, purtroppo, non ha preso altre strade, non è mai diventata una ballerina, ma ha aperto la scuola di danza. E nella scuola di danza ha fatto sì che Carla potesse essere parte integrante della scuola e lo è diventata, perché per me poi è diventata... Non lo so, è nato un rapporto talmente bello, talmente forte, talmente di complicità. Per me era importantissima e lo è ancora. A me viene la pelle d'oca ogni volta che io parlo di lei. E mi ritengo fortunatissima e il sogno di questa bambina si è avverato. Per cui si è chiuso proprio un cerchio e il cerchio era quello di avere l'opportunità di poter stare con lei. Durante la serata assegnate delle importanti borse di studio ai partecipanti del DID MIMA Summer Edition, 4 giorni di stage che precedono lo spettacolo, distintisi per impegno e talento, che permetteranno ai vincitori di frequentare gratuitamente stage e workshop del successivo anno accademico.